Bene, sono tornato su moto.it elettrico con la nostra rubrica Educational. Oggi vi voglio parlare di come utilizzare la nostra bici elettrica tra sentieri, strade, paesi e tutto quello che volete fare con la vostra bici. Perché tutti sappiamo che con le e-bikes potete raggiungere vette più alte, potete fare meno fatica, potete divertirvi un sacco, è vero, ma com'è meglio utilizzarla? Vi darò qualche tips su come la uso io e come vi consiglio appunto di usarla per sentieri. Andiamo a vedere. Le modalità della mia bici le abbiamo già viste, Eco Trail e Boost. Con motori diversi avrete modalità diverse. Io in questo momento non li conosco tutti, so che ci sono, c'è il Bosch, c'è il Brose, c'è lo Yamaha, quindi ci sono tanti motori diversi. Il punto qual è? Il punto è che è molto facile attaccare il Boost, partire e andare a manetta. Perché? Perché l'assistenza della nostra bici sarà massima, noi mettiamo pochissima energia. E lei ci porta su, è quasi uno shuttle. Mentre quando mettiamo l'eco, quindi un'assistenza più bassa, soprattutto se la settiamo bassa, la bici fa più fatica ad andare, quindi noi dobbiamo metterci molta più energia. Vi dico un po' come la utilizzo io e come secondo me è corretto utilizzarla. Perché? Perché uno si fa magari più strada, due, quindi ci si diverte di più, e tre, non diamo fastidio a volte per sentieri o in mezzo ai paesi. Io parto quasi sempre in eco, ho messo il mio eco al minimo, quindi alla minima assistenza, e così facendo la bici consuma poco. Io ci devo mettere tanta energia, è vero, però mi porta in giro, riesco a fare tantissima strada, tantissimi chilometri e quando serve attacco il trail o il boost. Quando serve? Beh, quando ci sono delle salite più ripide, quindi molto ripide, dove comunque il peso della bici va un po' a farsi sentire, e quando ci sono trialere o comunque passaggi più tecnici, i sassi, le radici, eccetera. Quindi io in genere vado sempre in eco, metto il trail quando devo fare un dente o un passaggio un po' più complicato, e il boost o in prova speciale quando faccio le gare, oppure quando proprio c'è un muro, una riva molto molto ripida. Vedo invece che appunto tante persone partono in trail o in boost e si fanno portare dalla bicicletta. Ora, non dico che è sbagliato, perché comunque le modalità ci sono e possiamo usarle un po' come vogliamo. Il punto è che il boost per sentieri tira tanto, se non siete abituati è quasi troppo per chi non ha dimestichezza con la bici. Quando ci sono pedoni sui trails o bici normale, la bici va molto forte, quindi non dico che siamo pericolosi, ma comunque diamo un po' fastidio. E in paese abbiamo una bici che fa quasi 30 all'ora, perché dovrebbe fare appunto 25, e va forte. Ci sono sempre le persone a piedi, i bimbi, eccetera, quindi stateci un po' attenti. Il mio consiglio è, tra l'altro, di utilizzare l'eco perché è un po' più allenante, riuscite anche a tenervi in forma e stare bene. Quindi, secondo me, l'eco è quello che vi porta un po' più in giro. In base a quanto siete in forma, quanto siete fit, lo alzate o lo abbassate, e poi utilizzate il trail sui trails, quindi sui sentieri, e il boost proprio per divertirvi, per andare a manetta. Quindi ecco, vi faccio vedere alcuni passaggi e poi andate in bici come volete, ma sempre con un po' di prudenza e divertendosi. Cheers. Ok ragazzi, allora partenza in eco. Venite un po' a vedere. Io l'ho già usato un po', quindi ho già fatto fuori un attacco di batteria, però qui siamo in off e diamo il click su eco. Chiaramente abbiamo anche trail e boost, ma come vi dicevo, parto quasi sempre in eco perché? Perché un po' mi scaldo, faccio una fatica che all'inizio è abbastanza easy, quindi sì, c'è da spingere, però comunque la bici un'assistenza ce la dà. Nel mio caso sono chiaramente abbastanza fit perché comunque mi alleno giornalmente e l'eco l'ho messo al minimo, però un'assistenza buona me la dà. Riesco a fare un sacco di strada e quando mi serve metto trail o boost e chiaramente la bici va molto più forte. Ora mi giro e vi faccio vedere come va il mio eco. Via!
come potete sentire, l'eco ha una risposta, una spinta leggera, delicata, e però comunque sopperisce il peso della bici e ci fa salire abbastanza con facilità. Come vedete, l'eco basso ha il motore che spinge poco, infatti la lineetta dell'assistenza va su poco, adesso stiamo andando piano, ma anche a spingere di più ci dà poca assistenza, quindi il motore consuma poco e noi facciamo molta strada. Bene, ora stiamo per approcciare un single track, un trail, e quindi cambio modalità. Iniziano qualche sasso, qualche radice un po' impegnativa, con l'eco al minimo non si riesce ad andare su, o meglio, ci vuole veramente una gran spinta. Quindi mettiamo in trail e si sale. Il trail qui ci aiuta perché ha quella spinta in più che ci permette di salire sopra sassi, radici, eccetera. Siamo sempre su un single track, questo in particolar modo è quello della gara del cross country di Laigueglia. E chiaramente anche qui si usa il trail perché ci porta su in facilità, facendoci fare cose molto belle. Ok, allora siamo in trail e stiamo per approcciare una vera e propria trialera, quindi andiamo a mettere in boost, tac, e andiamo a fare quella roba lì. La vedete? Vi piacciono quei sassi? Quindi dente giusto e vediamo come ci porta su il boost, che ha una spinta incredibile. Vedete, qui è molto tecnico, molti sassi, radici, molto difficile salire, ma grazie al motore e l'assistenza con il boost si sale. Rob! Il boost tira tanto, quindi copiate bene con le braccia, altrimenti vi si impenna la bici. Però guardate cosa si riesce a fare in boost. Per concludere, ragazzi, non c'è un modo giusto e uno sbagliato di andare con le nostre e-bikes. Non vi sto dicendo che il mio è il modo corretto per andare in bici, sono dei consigli. Perché? Perché secondo me potete divertirvi di più. Usando tanto l'eco si fa più strada, ci si diverte e si usano le modalità più con più assistenza per fare dei passaggi più difficili. Quindi questo è uno dei punti. L'altro punto è che il boost, soprattutto in paesi o sui sentieri dove magari sono anche i pedoni o la gente a cavallo, tira tanto per uno che non è molto abituato, quindi diventa quasi pericoloso. Le nostre bici elettriche sono delle bombe, ci si diverte un sacco. Provate, non vi dico che è giusto o sbagliato, però provateci. Quindi non c'è un giusto e uno sbagliato, provate anche a giocare con le varie applicazioni per cambiare le modalità, perché magari l'eco al massimo per qualcuno funziona meglio rispetto all'eco al minimo come lo è nel mio caso. E poi girate in bici perché ci si diverte un sacco. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo Educational.